Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Una personalità davvero in vista appartenente al mondo dello spettacolo ha rilasciato dichiarazioni su Signorini, i fan allibiti. Alfonso Signorini è uno dei conduttori Mediaset più amati, soprattutto da quando ha preso le redini del Grande Fratello, nella sua versione VIP non. Quest'anno, trovare il cast del Grande Fratello sembra essere stato più difficile del solito, viste le nuove direttive di Mediaset, che intendevano mettere al centro le storie dei protagonisti in parallelo a quanto sarebbe accaduto strettamente nella casa. In questi giorni, dopo alcune settimane dall'ingresso dei Geffini nella casa di Cinecittà, si stanno sviluppando le prime dinamiche serie, legate ad antipatie e simpatie che si sono andate configurando durante il soggiorno, e che ancora sono piuttosto precarie. Per Signorini, comunque, in questi giorni è giunto un colpo inaspettato da parte di una donna che ha un grandissimo seguito, è una professionista del mondo della televisione. Le dure affermazioni della giornalista. La donna di cui parliamo altri non è che Alda De Usanio, nota giornalista e conduttrice, che aveva preso parte al reality Grande Fratello VIP nel 2021, in questi giorni ha parlato proprio del reality e dello stesso Signorini, alla guida del programma. De Usanio fu espulsa per aver fatto delle affermazioni riguardanti Laura Pausini e il suo compagno Paolo Carta, quanto detto era stato ritenuto così grave da causare la sua estromissione immediata dal programma televisivo. Con Alfonso Signorini mai più sentita? Assolutamente no. Alfonso è uno che si schiera sempre dalla parte del vincitore. Il Grande Fratello aveva davvero oltrepassato il limite, ma ci tengo a dire che non è che mettendo una giornalista si salva la situazione, ha dichiarato la giornalista, insinuando che il GF avesse richiesto la sua partecipazione per elevare il programma. La stessa cosa la fecero con me, mi pregarono di partecipare dicendomi che avevano bisogno di una giornalista con una certa credibilità e autorevolezza per poter alzare il livello della trasmissione. Le affermazioni di Alda hanno fatto non poco clamore tra gli addetti ai lavori e non solo. Tra i commenti, gli utenti si dividono tra chi critica aspramente ciò che ha detto, incolpandola, adesso sputi nel piatto dove hai mangiato, e chi la sostiene, scrivendo, ad esempio brava, giusta e vera la De Usanio. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.